se ancora non ci sentiamo sicuri nel riportare i tratti della figura, dovremmo già essere nelle condizioni di poterlo fare, ma se non ci sentiamo sicuri, eventualmente utilizziamo il metodo della quadrettatura. Io consiglio di utilizzare delle tonalità di uno stesso colore. Il colore che generalmente utilizzo nell'incarnato è il verde vescica. Il verde vescica perché corrisponde all'incirca all'appanato venoso che abbiamo sotto pelle e quindi se qua e là traspare questo colore oppure si vede in trasparenza non può che dare un apporto positivo a quello che è l'incarnato che verrà poi fatto successivamente. E in ogni caso questo ci dà la possibilità di incominciare a studiare le varie tonalità della figura. Nei capelli verranno riportate solo le parti in luce, quindi lo sfondo sarà parte integrante dei nostri capelli, il nero. Questo perché dobbiamo dare una certa percezione all'occhio umano in modo che sia lui che si ricostruisca, diciamo, tutto l'apparato capillifero di questa figura. Per quanto riguarda la pelle, io utilizzo un misto, poi magari faremo un video esclusivamente per i colori da utilizzarsi, insomma, che utilizzo io per la pelle. E io sovente utilizzo un blu per scurire, raramente della siena naturale, scusate, dell'ombra naturale, perché l'ombra naturale poi tende ad annerirsi con il tempo, quindi preferisco utilizzare dei blè, mai il nero, non utilizzo quasi mai il nero a meno che non ho un bistro molto scuro. Per i chiari, per l'incarnato, utilizzo un vermiglio mischiato a della siena naturale e del giallo di Napoli, chiaramente con del bianco eventualmente, e queste, diciamo, tonalità mischiate tra di loro mi danno poi le varie tonalità della pelle, che è proprio quella che sto utilizzando in questo momento. Per quanto riguarda questo studio ci possiamo accontentare perché, ripeto, non è un dipinto realistico che abbiamo realizzato su committenza, ma è semplicemente un disegno di grammatica della pittura che deve riportare le esatte proporzioni, il 45 gradi come metodologia di pennellata. E quindi diciamo che ci possiamo accontentare. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un like. E se volete rimanere informati sulle mie prossime uscite video, iscrivetevi al mio canale. Inoltre ho una pagina Facebook, e un profilo Facebook e un profilo Instagram. Vi auguro un buon proseguimento e alla prossima.